Ciao a tutti, oggi è martedì, ben ritrovati sul mio canale di cucina. Grazie a tutti coloro che si sono iscritti e grazie a chi mi segue da sempre. È un po' che avevo in mente di realizzare questi video di tecniche di cucina. Parliamo di uova. Oggi vi farò vedere come si realizzano le uova all'occhio di bue. Le uova all'occhio di bue possono essere poi degustate in mille modi, in ogni stagione, quindi se ci troviamo in autunno con sopra una bella grattatina di tartufo bianco e nero, se ci troviamo in pieno inverno anche con due belle fette di speck rosolato, se ci troviamo in estate o in primavera con due bellissimi asparagi o con due belle fette di pomodoro. Le uova all'occhio di bue vanno bene tutto l'anno, ma non è facile la loro cottura, attenzione. Quindi andiamo in cucina a vedere come si realizzano le uova all'occhio di bue. Per la ricetta di oggi delle uova all'occhio di bue, io scelgo due uova, eccole qua. Mi raccomando, un altro consiglio, non lavate mai le uova perché l'uovo è poroso, possono entrare all'interno dei microbi o dei batteri nocivi. Per fare la ricetta all'occhio di bue, io ho scelto una padella di ferro. Voi potete prendere anche una padella antiaderente, potete anche aiutarvi, in commercio ci sono questi cerchi che facilitano la perfezione, come vedete, del risultato dell'occhio di bue, cioè mettendoli al centro rimane veramente tutto il cerchio omogeneo e quindi senza sbavature. Questi vengono utilizzati soprattutto nella ristorazione di alto livello. Partiamo con il secondo, ecco qua. E andiamo in cucina per passare alla cottura. Metto un giro di olio nella padella di ferro, io ho scelto questa. Vado a ungerla bene. A questo punto metto al centro lo stampino, adagio il primo uovo. E adagio il secondo uovo. Lasciamole cuocere fino a che la cottura, la vedete bene, fino a che il bianco non si è rappreso, quindi in quella zona centrale. La cottura perfetta dell'occhio di bue, io ho intaccato un pochino il bianco in modo che continui a cuocere e andare via un po' di l'albume, vedete che fa un po' di collosità. Adesso aggiungiamo un po' di sale a questo punto. Ci siamo quasi al termine della cottura perché l'occhio di bue deve rimanere proprio così. Impiattiamo le nostre uova all'occhio di bue, cottura perfetta. Sono favolose. Eccole qua. Vedete? Eccole. Meravigliose. Pronte per essere degustate con qualsiasi aroma preferite. Questa era la mia ricetta di oggi da condividere con voi, come realizzare con tecnica e amore delle semplici uova all'occhio di bue.